Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi finalmente vi mostro le cosine che ho comprato, non me le hanno inviate, le ho comprate io. Ho fatto un ordine assieme a Barbara sul sito di Shein, quindi vi mostro tutte le cosine che ho acquistato. Innanzitutto ci tenevo a specificarvi che quando ho fatto io l'ordine c'era il 20% di sconto su una spesa minima di 125 se non sbaglio, e fra me e lei ci siamo arrivate, quindi abbiamo avuto il 20% di sconto extra ai prezzi, diciamo, che c'erano, agli sconti che già c'erano. In più la spedizione era gratuita e di solito credo che sia gratuita sopra i 29 euro di spesa, ogni tanto sopra i 9, dipende un po' da come gira, diciamo, dalle varie promo che ci sono. E in più ho pagato 1,99 € di garanzia di reso per eventualmente rendere gratuitamente i capi se non dovessero andare bene, cosa che probabilmente farò perché ce ne sono un paio che adesso comunque capirete. Non so dirvi i prezzi, semplicemente perché qui sotto nell'info box vi metterò i link di ogni singolo articolo perché cambiano velocemente. Tipo un abito che avevo preso in saldo 9 euro, quindi alla fine ho pagato 7 con lo sconto, adesso è di nuovo 18. Quindi è inutile che io vi dica balle, fate prima di andare voi a vedere dal link quanto costa l'abito che vi piace. Tanto in realtà, ragazze, bene o male, i prezzi sono quelli, viaggiamo fra i 10 e i 20 euro all'incirca. Niente, che altro dovrei dirvi? Tempi di spedizione. So che se mettete nell'ordine mascherine o più di 15 pezzi, il vostro ordine tarderà 30 giorni, quindi ci dovrebbe mettere 20 giorni, ce ne mette 50. Quindi evitate di prendere più di tot capi e di prendere le mascherine. Comunque ve lo dice anche quando fate il checkout, vi avvisa che il vostro ordine arriverebbe in ritardo. Il mio doveva arrivare il 20, ordinato l'ultimo giorno di giugno, il 30, così era il 30 giugno, doveva arrivare il 20 luglio, è arrivato il 10 luglio, con ben 10 giorni in anticipo, quindi fantastico. Un'altra cosa ancora prima che mi dimentico, c'è una cosa molto intuitiva, diciamo, sul sito, cioè praticamente quando voi inserite la taglia vi dice le misure di busto, lunghezza, vita, fianchi, di tutto e di più. Quindi se voi vi prendete bene le vostre misure, soprattutto anche magari della lunghezza degli abiti, così da evitare di prendere abiti troppo corti o di lunghezze che magari sapete che non vi stanno bene, almeno poi le potete confrontare, le varie misure, le vostre e quelle delle varie taglie, e scegliere la taglia corretta. Io ad esempio ho eliminato degli abiti perché erano troppo corti per me. Io so che devo prendere un 95 cm, se non ricordo male, come lunghezza dell'abito, se no mi si vede tutto e non è il caso. Comunque, iniziamo subito. Pescherò random, i vestiti li ho già aperti perché li ho già provati e infatti in questo video non li vedrete indossati, ma se li volete vedere indossati andate sulla mia pagina Instagram. Ve li ho caricati nelle Instagram Stories. Se vedete poi questo video più avanti, comunque non vi preoccupate, andate comunque su Instagram perché vi farò la cartellina in evidenza, così che le possiate vedere quando volete. Comunque vi lascio qui sotto nell'info box sempre il mio nick Instagram, che è Marta Assi con doppia A tutto attaccato, così che possiate vedere tutte queste cosine. Ok, quindi iniziamo random. Come vi dicevo, ho preso questi shorts, volevo troppo uno shorts con la vita così arricciata. In realtà è un po' chiaretto per i miei gusti, l'avrei preferito forse un pochettino più scuro, però era carino con gli strappi. E di questo qui ho abbondato appositamente con la taglia perché, essendo elasticizzato, sì, ci sarei stata, però non ci sarebbe stato l'effetto arricciato, che era proprio quello che desideravo e che cercavo. Comunque, vedete, ha il risvoltino in fondo sul retro, semplicissimo, e questo sì, è carino, mi piace. Passiamo a un no categorico, un no veramente assoluto, che è questo abito qui. Sulla modella era bellissimo. Dalle recensioni, ecco, anche controllate sempre le recensioni perché ci sono anche 1000 recensioni, a volte almeno sapete com'è effettivamente il prodotto. Dalle recensioni c'era chi si lamentava del fatto che il tessuto fosse rigido. Ho detto wow, cioè perfetto, nel senso che da come era sulla modella doveva essere rigido, ma non mi aspettavo che fosse così cheap e rigido. Mi aspettavo uno tipo doppiato.
non questa cosa qui. A parte che i girasoli sono molto più piccoli che in foto, molto, vabbè, sono un po' più piccoli che in foto, quindi risulta veramente una tavolozza orribile. Ma poi è proprio tagliato male secondo me, perché il taglio qui è troppo alto, va sotto l'ascella e non veste bene secondo me, non veste affatto bene. Magari è troppo grande per me, però io ho preso le misure che c'erano sul sito, quelle corrette diciamo, quindi no. Anche tra l'altro l'imbottitura qui, che è una cosa orribile, no, non mi piace proprio. Questo sicuramente lo rendo, perché o almeno su di me è un no. Passiamo a un sì, non mi convince proprio al 100%, però è super leggero, è super fresco, ha una bellissima stampa, mi devo ancora abituare, sto facendo fatica, ma mi sto prefissando di comprare più stampe, perché il mio armadio è monotematico, se no è tutto tinta unita, volevo qualcosa di un po' più estivo, un pochettino più colorato, e quindi ho preso questo abito con questa fantasia, ha lo scollo V davanti e praticamente qua in vita si può stringere quanto si desidera, vedete, si può tirare, fare il fiocchettino e arriva lungo 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 con lo spaccolato, non mi ricordo, no, forse no, questo non ha nessun tipo di spacco, no, e arriva giù liscio, pulito, un pochettino svasatino fino a metà polpaccio, è un lungo, non è un maxi ma è un lungo, e questo mi piace veramente tanto. Questo è un ni, è anche al contrario, ok? Questo è il davanti. Di per sé è super fresco, questo materiale tipo un po' pelin di cotone, non so se sia realmente cotone o un poliestere ben fatto, vediamolo subito. Sì, è un 100% cotone, quindi allora mi sa che questo lo terrò, perché le altre cose sono quasi tutte poliestere, almeno una cosa di cotone teniamola. Il problema è che è macchiato qui dietro, in video probabilmente non rende, però c'è, non so se si vede, la vedete? La macchiolina giallognola, però in realtà qua penso che basti candeggiarlo e va a posto. Mal che vada, ci sono i capelli che coprono, perché questo è esattamente il retro. Questo è il retro, questo è il davanti, in realtà è uguale identico, però è super super carino con il sangallo sopra, vedete tutta la manichina e la parte del seno in sangallo e la balsina sotto. È un po' più cortino rispetto agli altri, però ci sta. Cercavo un mix di stili, un mix di colori, un mix di lunghezze e ce l'ho fatta. Da un ni diventato sì, passiamo a un assolutamente sì. Me lo sono anche tirata in faccia. È questo vestitino molto bambolina. Andrea lo chiama tovaglia da picnic, ma vabbè, sono punti di vista, è stupendo. Non è tagliato perfettissimissimamente per il mio fisico, perché io ho poche tette, questo secondo me dona leggermente di più a chi ha un pochettino più di tette, però è proprio bello, è bello il tessuto, non è un tessuto completamente cheap, cioè non è dei top del top, però è molto buono, forse anche questo è cotone. Comunque devo imparare, la prossima volta sicuramente andrà meglio, però ecco, questo qui è un 65% cotone e un 35% poliestere. Devo stare attenta a cercare di prendere più roba possibile in cotone, è una cosa a cui io non vado mai, però sono abituata a toccare con mano i prodotti e io al tatto riconosco subito il tessuto, comunque avendo anni di esperienza diciamo alle spalle. Quindi non poterli toccare con mano, magari dall'immagine dico sì, quello secondo me è cotone, però mi dimentico di controllare. E niente, bellissimo, come vi dicevo, l'ho già detto che bello, bellissimo, l'ho già detto, ok, e la spallina così arricciata, lo scollo a cuore e sul retro ha l'elastichino, quindi davanti è completamente fermo, sul retro invece è super elastico, quindi si adatta, anzi forse ci stava anche una taglia in meno, però va benissimo così. E poi ovviamente è un pochettino cortino anche lui e va a ruota, un po' tipo a skater, mi piace veramente veramente tanto, e questo sicuramente lo vedrete anche in qualche foto Instagram. E per finire, ultimo ma non per importanza, abbiamo lui, questa meraviglia, che è quello che era scontato e che tra l'altro mi sono dimenticata di provare ancora, quindi questo rimarrà un segreto anche per voi. Adesso lo andrò a provare
e vedrete poi nelle stories se mi sta bene o meno. Comunque guardate che meraviglia, ha tutte le maniche trasparenti in tulle con le stelline e le lune, stessa cosa per la parte sopra. L'altra manica, arricciato in vita e poi va giù a una lunghezza midi, ovviamente nella parte che va coperta è foderato e finisce nuovamente con la balsa trasparente. Secondo me creerà addosso un gioco di movimenti veramente stupendo, trasparenze, mi piace un sacco, mi piace veramente tanto. Non so quando lo metterò, però a 9 euro era irrinunciabile. Sicuramente voi avrete più occasioni di me, quindi potete comprarlo ugualmente, anche se non è scontato. Io ovviamente ho detto vabbè, lo posso prendere solo perché è a 9 euro e niente, adesso corro a provarlo perché non vedo veramente l'ora di vedermelo indosso. E quindi niente ragazzi, questo era tutto il mio shopping, tutto, come se fosse chissà quanta roba, però vabbè, avevo bisogno di qualcosina, non so se ve l'avevo detto qui su YouTube, però avendo vissuto ovviamente al nord per anni e avendo sempre passato le estati al mare, perché poi i miei nonni hanno la casa al mare, quindi andavo da loro e mettevo lì lo shorts, la canotta, cose proprio da mare, il copricostume, quindi non avevo un abbigliamento adatto a una temperatura del genere, se non abbigliamento da mare. Non mi sembra il caso di andare in giro in città o di andare a lavorare in negozio con l'abbigliamento da mare, quindi dovevo per forza rifornirmi di qualcosina di un pochettino più leggero e direi che con questo ordine dovrei avercela fatta. Mi servirà sicuramente ancora qualcosina, però già è un buon inizio, per qualche altra settimana riesco ad andare avanti. E niente ragazzi, quindi questo è quanto, spero che il mio shopping vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, così farò altri video di questo genere e basta, a questo punto smetto di parlare, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video, ciao!